Buonasera e benvenuti al Viaggio della Bellezza. Abbiamo lasciato il Museo Diocesano, l'ultima puntata di mercoledì scorso, e quindi iniziamo il nostro percorso nelle chiese senesi per questo nostro ciclo che si concluderà a maggio. Perché le chiese senesi, da raccontare, sono tantissime. L'arte sacra, l'arte della fede che vogliamo in questo nostro ciclo illuminare, è davvero ricco di capolavori. Abbiamo bisogno di un Virgilio, e cioè di una persona esperta in materia uno storico dell'arte che, l'abbiamo già visto nel museo, sa narrare in modo incomparabile. Grazie a Don Enrico Grassini. Grazie a te, Daniele. E siamo Benvenuti. entrati all'interno della Chiesa di Santo Spirito. Ci racconterai tutto, ma ah no, tutto no, perché insomma, <ride> le cose più belle, più importanti. Però io direi di incominciare subito con questo servizio dal Tg di Sena TV, perché... Questa Chiesa di Santo Spirito da qualche tempo è stata affidata alla custodia della nobile contrada del Nicchio. Vediamo. Arcidiocesi di Siena con le Valdezze e Montalcino e nobile Contrada del Nicchio insieme per la Chiesa di Santo Spirito. È stato firmato questo pomeriggio infatti il concordato che affida la custodia dell'edificio di culto alla Contrada che avrà cura di renderlo visitabile al pubblico in condizioni di sicurezza per le opere e così, come tutte le consorelle, di valorizzare le testimonianze di storia, fede e cultura del territorio ed officiarla nei momenti liturgici che riterrà opportuni. La Chiesa di Santo Spirito, incomodato d'uso alla Contrada, rimane infatti adibita al culto in proprietà alla Parrocchia del territorio, l'atto di comodato è stato formalizzato dal parroco di San Martino Don Roberto Bianchini e dal Pirore della Contrada Davide Losi. Oggi viene formalizzato l'accordo con cui la parrocchia di San Maurizio in Santo Spirito concede alla nobile contrada del Nicchio, la chiesa di Santo Spirito in comodato d'uso. Quindi eh, in realtà oltre a questo c'è l'impegno della Contrada a custodire un bene veramente importante per la nostra città e per la nostra contrada stessa. La logica per noi è quella di andare appunto a custodire un bene che ha eh, un'importanza sia storica, un'importanza storica per il Rione, perché qui ci sono cresciute generazioni di Contradaioli che hanno dei ricordi bellissimi di questi spazi e di questi luoghi. Eh, c'è il legame con l'opera di Don Augusto Ricci e del nostro Don Salvatore Sacchitella più recentemente e più in generale c'è una prospettiva più ampia rivolta a. Eh, ha una prospettiva duratura che le contrade, a mio modo di vedere, devono sempre a cui devono ambire. Beh, Don Enrico, come dire, una bella cosa, no? una bella collaborazione questa vitale in questo momento che stiamo vivendo perché la diocesi non ha più le forze necessarie anche di presenza clericale, sacerdotale, sia all'interno della città che fuori i confini della città e quindi se non ci diamo una mano fra di noi, avendo cura tutte le istituzioni del territorio e della città, eh, soprattutto le nostre contrade, dei nostri tesori artistici eh, non, eh, non andiamo avanti ma soprattutto è anche un modo anche per responsabilizzare le realtà eh, certo, locali certo. Eh, renderli partecipi e consapevoli della ricchezza che hanno perché questa come la chiesa di Santo Spirito e ce ne sono tante altre di realtà simili dentro la città sono dei tesori incomparabili che io tante volte dico se la potessimo prendere e portare in un'altra città eh, ne faremmo un museo di se stessa eh sì, eh sì. di una chiesa del genere Tra l'altro questa chiesa di Santo Spirito è molto importante perché qui mi sono sposato io no. ci metteremo <ride> una lapide, <ride> ma <ride> non ancora, Daniele, non, non, <ride> non è il tempo. <ride> e invece raccontiamo un po' per sì, è, storia. Sì, È veramente una storia interessantissima. Questo insediamento di Santo Spirito. Oggi è chiesa parrocchiale, ancora oggi appartiene alla parrocchia di San Maurizio in Santo Spirito perché. Conserva, anzi, ha ereditato il titolo della più antica chiesa di San Maurizio, grande titolo parrocchiale di questa zona che oggi non esiste più, che è quella chiesa che ancora oggi si vede nel vicolo di Samoreci, all'arco di Samoreci, prima del ponte di Romana, venendo da via Pantaneto sulla sinistra, si vede ancora il residuo di una chiesa con un bello stemma eh, di un vescovo Piccolomini. Quello era un antico titolo parrocchiale, l'antica parrocchia di questa zona che fu soppressa all'epoca del Granduca Pietro Leopoldo e il titolo della parrocchia passò qui a questa chiesa dove all'epoca c'erano i domenicani. Ma prima dei domenicani questa è una fondazione importantissima benedettina di un ordine, di una congregazione benedettina che a Siena era solo qui. Siamo nel 1300, epoca di grande sviluppo di Siena sotto ogni punto di vista culturale, sociale, economico, politico e anche religioso. Arrivano questi benedettini silvestrini. In una zona dove le fondazioni benedettine, qui già c'erano in maniera sovrabbondante, perché dove ora è la cosiddetta caserma di Santa Chiara, si insediarono i vallombrosani proprio dell'abbazia di Vallombrosa. Quindi la, la famosa Abbadia Nova, e intitolata certo. San Giacomo, pellegrino con la conchiglia, e quindi insomma il De nome del legame, rione, ecco eh, il eh, legame certo. col rione, da lì nasce. E qui si insediano questi benedettini silvestrini fondati appunto in una fase successiva rispetto alle grandi riforme benedettine. Poi viene affidata ai Vallombrosani e finalmente alla fine del 400 arrivano i domenicani. I domenicani ne fanno un centro propulsore qui perché via via si allontanano sempre di più da San Domenico, dove invece andranno i benedettini e sarà questa la vera sede Potente dei domenicani senesi in epoca moderna, cioè nel Cinquecento, nel Seicento e nel Settecento. Sarà questa la grande chiesa domenicana dove si propagherà anche il culto ai santi domenicani: il beato Ambrogio San Sedoni, Santa Caterina, eh, abbiamo San Vincenzo Ferrer, appunto, la bellissima statua del Cozzarelli. E a quest'epoca della presenza domenicana si deve la riedificazione di questa chiesa dalle forme medievali in forme rinascimentali, dovute a Peruzzi, Cozzarelli, grandi protagonisti dell'architettura e della scultura e della pittura del grande rinascimento, del tardo rinascimento senese e viene anche appunto decorata dai grandi protagonisti, come abbiamo già visto anche nell'oratorio di San Bernardino della grande pittura, della grande arte senese, manierista, tardo rinascimentale, inizi Cinquecento e anche la grande stagione del Seicento, con Salimbeni, noi, Casolani, Ivanni, eh, ci sono tutti. Eh, avviciniamoci a quello che anche perché entrando lo troviamo subito... Nella prima cappella è eh sì. destra ha un, un grande affresco, ricordando che fra l'altro però a volte accadono cose incredibili nella storia che accanto a questa chiesa c'è il carcere, ma anche questa chiesa è stato carcere. Eh sì, perché con l'unità d'Italia venne requisita dallo Stato italiano, la Chiesa e il convento, il grande convento domenicano, i domenicani furono mandati via. Per avere la possibilità di fare nell'ex convento e anche nella chiesa il carcere. Poi la chiesa è stata restituita alla diocesi in quanto parrocchia, però ecco, l'antico convento dei, dei domenicani di, di Santo Spirito oggi è il carcere di Santo Spirito. È chiaro. Che è esattamente dietro a quella parete. Dietro a quella parete <ride> dove c'è uno splendido affresco ah, sì, del Sodoma. Questa è la Cappella degli Spagnoli. Già il nome è particolarmente indicativo eh, della multiculturalità di una Siena del tempo. Siamo ancora nel Cinquecento, noi abbiamo il mito della Siena del Trecento. Dopodiché, dopo la festa del 1348, sembra che tutto finisca. Invece, Siena rimane protagonista anche. Culturale e politica del suo tempo, almeno, almeno fino alla caduta della Repubblica, ma anche un po' dopo, onestamente. E evidentemente a Siena, come in tante altre città importanti dell'epoca, c'erano presenti anche delle rappresentanze di nazioni straniere e ognuno, ognuna di queste universitas la chiamavano, cioè la, la, una, spesa, una sorta di congregazione di questi cittadini stranieri si riunivano ed avevano un luogo di culto loro personale. Questa cappella degli spagnoli, appunto, che lega questo luogo anche alla presenza della monarchia spagnola, come si vede in quel bellissimo stemma dei reali all'epoca spagnoli di Asburgo, perché quella è casa d'Asburgo. Era legata soprattutto anche alla presenza qui in questa zona dei soldati imperiali di Carlo V. Quindi eh, la Cappella degli Spagnoli ci ricorda anche un periodo in cui Siena appunto fu una, una stazione importante per le politiche. Eh, belliche anche di Carlo V in Italia e questo luogo appunto venne affrescato e lì c'è l'affresco che rappresenta la venne... sconfitta dei mori così è, è l'affresco che rappresenta il grande patrono della Spagna perché eh. San Giacomo il famoso Santiago Matamoros certo. eh, oggi sarebbe un po' Politica liancorretta si direbbe. Non si, dire. eh, non si può dire. Però è ovunque in Spagna, anche se andate nella grande cattedrale di Santiago di Compostella, vedete San, San Giacomo a cavallo che uccide i mori, <ride> Il resto è, è una testimonianza storica di un'epoca in cui la Spagna. Eh, ricordiamoci che l'ultimo regno moresco di Spagna cadde nel 1492, che era il califfato di Granada, quindi eh, questo siamo pochi decenni dopo, per cui è ancora fresco il mito di una Spagna liberata dall'Islam e da questa occupazione moresca. Quindi eh, eh, questo San Giacomo del Sodoma, realizzato dal Sodoma, più o meno negli anni in cui realizza gli affreschi dell'oratorio di San Bernardino, siamo agli inizi del 500, eh, i primi decenni del 500. Il Sodoma realizza proprio eh, l'iconografia classica del San Giacomo apostolo, patrono della Spagna, vestito da cavaliere a cavallo, che domina in maniera abbastanza sanguigna e violenta questi, eh, questi moreschi, mh, uccidendoli, insomma, camoroschi. Allora, noi ora eh, ci spostiamo magicamente, andiamo sul lato opposto della chiesa, che è composta da tante cappelle che poi sfociano nello splendido altare maggiore. Quindi un po' di musica mentre io e Don Enrico andiamo dalla parte opposta della Chiesa. Bene, eccoci qua in questa cappella dove c'è questa splendida pala da cui sembra come dire che i colori schizzino fuori, no? ci inondino con questa meraviglia di luce e di suggestioni. Esattamente, Daniele: siamo qui davanti alla bellissima pala dell'incoronazione dell della Vergine di Girolamo del Pacchia. Girolamo del Pacchia è un altro di quegli autori che abbiamo visto nell'oratorio di San Bernardino al Museo Diocesano che è uno dei grandi protagonisti appunto di questo tardo rinascimento senese, questo manierismo eh, di inizi Cinquecento, appunto dell'epoca anche del Sodoma, come abbiamo visto nella Cappella degli Spagnoli e anche di Domenico Beccafumi, che ben conosciamo. La caratteristica principale di questi autori è questa sintesi delle forme, del colore certamente, ma non scevra, non dimentica anche di un certo tipo di raffaellismo con questa dovizia di particolari che eh, riprende anche un po' dalla grande tradizione fiamminga di questi paesaggi lacustri che solitamente si stagliano sullo sfondo. Di queste figure, pensiamo alla grande lezione del Perugino appunto e di Raffaello in questo senso. Che cosa rappresenta questa, questa pala? Questa pala rappresenta eh, l'incoronazione della Vergine, vedete in alto la Madonna incoronata eh, da Gesù in una gloria di angeli e ai piedi che venerano eh, quasi in una sacra conversazione questa scena ci sono San Giovanni Battista, a sinistra San Pietro, al centro lo riconosciamo. Anche dalle chiavi che ha ai suoi piedi, deposte ai suoi piedi, e San Paolo invece con la spada, eh, sempre raffigurato con questo attributo iconografico che rappresenta appunto la forza della sua predicazione, il vigore anche della sua parola, della parola di Dio che lui trasmette nelle sue lettere. È una pala veramente bellissima, oggi riportata anche ai suoi colori più vivi, recentemente, insomma, abbastanza recentemente restaurata. Ma in questa cappella ci sono anche altri, altri elementi importantissimi, per esempio se vedete ai lati di questa pala ci sono due santi inginocchiati in atto di venerazione che molto probabilmente vengono da un altro gruppo scultoreo, si tratta di una scultura... Di legno policromo, due sculture in legno policromo della fine del 400 attribuite all'ambito eh, del Cozzarelli, un altro grande protagonista. Ben presente in questa chiesa, della fine del 400. Siamo un po' prima rispetto a Girolamo del Pacchia, ma insomma. Più o meno siamo sempre in quel grande rinascimento, tardo rinascimento senese. Chi sono questi due santi così belli, veramente nella loro eh, ricchezza cromatica e anche di forme? Sono la Ma Maria Maddalena Penitente, che vedete qui sulla destra, e San Girolamo. San Girolamo e Maria Maddalena sono due santi legati alla loro esperienza anche di eremitismo in terra santa, eh, lei chiaramente al tempo di Gesù, lui siamo qualche secolo dopo, però sono due santi legati appunto anche alla tradizione monastica eremita che richiama appunto anche alle, alle origini di questa chiesa che nasce appunto come chiesa benedettina. E c'è anche l'unico reperto medievale probabilmente proveniente da questa chiesa, non lo sappiamo, o sia un'opera erratica o comunque sia l'unico reperto veramente trecentesco, originale di estremo valore, che è questo crocifisso attribuito a uno dei grandi protagonisti della seconda stagione, diciamo, del Trecento senese, che è Luca di Tommè, uno dei grandi esecutori della, della lezione gotica, del grande gotico internazionale, di cui Siena, appunto, sarà protagonista nel XIV secolo. E quindi davvero anche questa è una cappella di grande suggestione, una chiesa che andrebbe ancora più visitata, ancora più raccontata. Noi ne stiamo dando alcuni punti fondamentali. Andiamo verso l'altare maggiore, ma intanto facciamo partire l'interludio musicale. Ed eccoci qua, Don Enrico, sarebbe venuta voglia di fermarsi a tutte, no? le cappelle prima di questo percorso che ci porta proprio al cospetto dell'altare della Chiesa di Santo Spirito, però come dire, i tempi sono quelli televisivi e quindi narriamo che cosa merita di raccontare davvero. Io vedo già i nostri santi forse più amati, no? Santa Caterina, San Bernardino. E poi un po' la nostra funzione in queste puntate, Daniele, è anche quella di suscitare curiosità, quindi eh certo. quello che non facciamo vedere venite voi a vederlo, anche perché davvero grazie alla collaborazione con la nobile Contrada del Nicchio questa chiesa viene aperta costantemente proprio con il volontariato dei contradaioli, quindi è un'occasione bella anche per valorizzare questo impegno. Eh, delle persone del territorio del Rione, appunto, che si sono prese la responsabilità di custodire questo tesoro. Nella zona dell'altare possiamo vedere ehm, fra i grandi protagonisti. Ad esempio del Seicento senese perché finora abbiamo parlato del 300, del 400, del Cinquecento ben presente in altissima qualità in questa chiesa, ma non dimentichiamoci che ci sono anche i grandi autori del Seicento prima citavamo il Vanni il Casolani, questi affreschi a cui facevi riferimento tu Daniele, sono di Rutilio Manetti, quindi siamo di fronte ad una scuola senese del Seicento che non rimane assolutamente indietro alle istanze rispetto alle istanze del tempo accoglie per esempio il Caravaggismo Ehm, che eh, in maniera massiccia verrà appunto riproposto da questo autore eh, Rutilio Manetti e dagli altri grandi della sua epoca, come Francesco Vanni, eh, che, la cui tomba vedremo in un'altra no, delle nostre puntate, certo. in un'altra chiesa non molto lontano da qui e soprattutto anche appunto il Casolani, il Ventura Salimbeni, e tutti i grandi protagonisti di questa stagione, non minore certamente rispetto alle altre della grande scuola senese. Certo, nel 300 Siena non solo fa scuola, ma è proprio una capitale della grande arte e cultura europea. Pian piano, ecco, c'è più diciamo un accodarsi alle maniere e alle mode del tempo, però sempre, sempre di altissimo valore. Fra le opere che sono state recentemente ricollocate in questa chiesa, anche se non appartengono storicamente a questa chiesa, ci sono anche questi due dolenti cosiddetti la Madonna e eh, San Giovanni Evangelista. Ai lati proprio dell'altare sono stati temporaneamente collocati qui. Ehm, che appartengono anche loro a quella prima stagione del Cinquecento, probabilmente sono di quella scuola del Marrina di cui abbiamo visto il busto di San Giovanni Battista al Museo eh, Diocesano. Diocesano sì. Che non provengono da questa chiesa, queste statue sono opere errati che non sappiamo bene se, da quale altra chiesa provengono, perché con l'Unità d'Italia e, e la, la requisizione da parte dello Stato di queste chiese c'è stata anche una grande dispersione di opere d'arte. Molte sono state eh, radunate alla Pinacoteca Nazionale, come per esempio l'Incoronazione della Vergine del Beccafumi che veniva da questa chiesa e oggi è visibile alla Pinacoteca Nazionale e anche queste statue sono state ritrovate qua dentro, ma non sappiamo bene da dove vengono, però a cura anche appunto della contrada del nicchio sono state recuperate, erano già state restaurate e oggi sono visibili a, al grande pubblico come testimonianza di questa raffinatissima scuola scultorea su terracotta, eh, Policroma, che era appunto la grande scuola all'inizio del Cinquecento del Marrina, molto molto interessanti. Veramente, Santo Spirito, un gioiello da scoprire. È la migliore chiusa possibile, grazie a Don Enrico Grassini, grazie a voi e se volete noi torniamo mercoledì prossimo. Grazie a chi ci ha seguito e buona serata.